Buongiorno ragazze, buongiorno, come sempre bentornate sul canale. Allora, sono a passeggio perché sto tornando verso casa, ho accompagnato mia mamma dalla parrucchiera e siccome oggi è giornata di mercato qui da noi, nel centro della città, allora siamo andati direttamente a piedi. Abbiamo preso un caffè, ho lasciato lei dalla parrucchiera e io mi sto tornando verso casa. Volevo fermarmi un attimo alla Lidl a prendere le cosine, ma... non avevo la busta, quella insomma più pesante da poter portarmi mentre cammino, quindi ho deciso di andare a casa e poi vado un attimo da Inns che mi servono veramente due cosine. Nulla ragazze, ci aggiorniamo dopo quando ritorno a casa e per adesso passo e chiudo. Buongiorno ragazze, allora rieccoci. Innanzitutto vi faccio vedere le chiacchiere che ho fatto ieri, anche se in realtà oggi è l'ultimo giorno di carnevale perché è il 13 di febbraio. Allora, come vi dicevo prima, ero a piedi, ho fatto compagnia a mia mamma, l'ho accompagnata dalla parrucchiera, io sono venuta lì, ho fatto un bel giro largo che alla fine ho fatto all'incirca quasi 6 km a piedi e nulla, poi sono tornata a casa, sono andata da Inns e niente, vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, ho preso queste patatine di mais al formaggio, ragazze, che sono buonissime, costano 89 centesimi lì da Inns e devo dire che sono molto più buone rispetto a quelle che ho comprato anche da Temu o Lidl. Poi, sempre 89 centesimi, ho preso questi snack di mais biologici, tra l'altro sono forse di più rispetto a quei pacchetti anche che si trovano all'Eurospin più piccoli. Questi li ho presi da mio marito e ho preso anche questi snack cracker tipo Ritz forse, dal gusto irresistibile, anche questi meno di un euro, 90 centesimi. Insomma, è tutto speso, per quello che vedete, 44 euro. Ecco qua. Quindi snack di mais 89. Ah no, i cornetti di mais, questi qua ragazze, 59 centesimi. Cioè davvero poco. I snack crackers, questi qui invece 1,29 euro. E sempre di Truiai ho preso il tubo delle patatine, queste qui, questo paprika snack, perché molte volte questi qui sotto marca, anche se ci sono gusti paprika, formaggio, sono meno forti degli originali. L'altra settimana presi alla Conad un coppo, non mi ricordo, perché come vi dicevo, essendo che sono a casa tutti i giorni per adesso, almeno fino ad aprile, e faccio la spesa non più settimanale o per 15 giorni, quindi mi capita spesso la mattina di acquistare dove vado, insomma se vado a camminare con mia mamma, siamo vicino in Coop e non ho voglia di prendere la macchina, mi fermo in Coop. Stamani eravamo a camminare e come vi ho detto prima, se no divento ripetitiva, e poi ho preso la macchina e sono stata qui da Inns, che è qui vicino a me, è dietro casa mia, e quindi prendo le cose che mi servono al momento, perciò molte spese piccoline di 5-6 cose non ve le faccio nemmeno vedere, se no sembra che in ogni mio video io sia sempre al supermercato, ma perché spesone grosse in realtà non le faccio quasi più, ecco. E poi magari siamo più tempo a casa, quindi abbiamo più tempo anche per trascorrere con le nostre famiglie, con gli amici, quindi facciamo magari cene, siamo invitati, invitiamo a casa e perciò quelle spese di extra sono anche per questo motivo. Ecco. Quindi queste patatine del gusto paprika, perché l'altra volta quelle delle Pringles piccanti ad Asia non sono piaciute, ne ho mangiate mio marito ovviamente, e il tubo questo 1,79 euro. Non poco, perché le Pringles le ho pagate 1,99 euro. Ho preso questi panini morbidi, 19 centesimi ciascuno, ne ho presi 4. Salsicce dell'Amadori, queste qui, pollo e tacchino, che le voglio fare oggi a pranzo con le patate, pagate 2 euro e 80 e qualcosa se non sbaglio.
Sì, 2,89 euro in offerta, perché Inz comunque è tutta roba di marca e anche prodotti del loro marchio, ecco, diciamo così, sotto marca. E, dipende cosa, si compra abbastanza bene, ecco. Le uova della Aya, pasta gialla, 1,49 euro, l'ho già ripresa anche l'altra volta. E le fettine sottilissime di lonza di suino, 2 euro e... salsicce sottili 2,39. Queste le avevo riprese le prime volte che avevo aperto. Poi due pacchi di farina 00, questi pagati 55 centesimi. Felce azzurra per pulire il pavimento, 1,50 euro, questo mi ricordo bene. Barrette con cioccolato fondente e mandorle, 1,89 euro la confezione, ce ne escano 5 barrette se non sbaglio, 4. Mi serviva il lievito per dolci in polvere, l'ho preso, questo non ricordo ma mi sembra sui 50 centesimi. Queste patatine sono più piccole di quelle che vendono alla Lidl nel periodo della settimana americana. Queste qui sono quelle al burro e le ho pagate, salsicce, eccole qua, 69 centesimi. Il pane, ho preso la pagnotta che era calda, infatti se ci fate caso qui ora non si vede dalla confezione ma è un po' umido perché era ancora calda quando l'ho presa, 1 euro le barrette 1,99 euro, ho sbagliato, e il pane bozza grano Italia 1,99 euro. Poi l'olio di semi di girasole che mi serve per fare il dolce, quello della mattina, tipo chiffon cake che è morbidissimo, 1,79 euro. Lo zucchero bianco 1,29 euro. Poi un succo di frutta, arancia, carota e limone, 1,49 euro, e 1,09 euro succo di frutta alla pesca. Formaggio mix, 1,39 euro, mi pare, se non sbaglio. Ho preso delle mutande a mio marito, 3,99 euro per domani, che è San Valentino. Le olive taggiasche, queste 2,49 euro. E poi di surgelato, che non ho mai preso lì da Inz, questi 30 bastoncini di merluzzo impanati, che li ho pagati non tantissimo, devo dire la verità, non sono costati tanto. Bastoncini di merluzzo, 4,40 euro, sono 30. E poi ho preso anche i croccanti di merluzzo a 3,59 euro, sono 4 croccanti di filetti di merluzzo impanati. Ecco, ora io non so come sono all'interno, stasera li faccio a mio marito, perché ieri sera mi cercava il merluzzo, quindi stasera li faccio questi che magari sono un pochino più sfiziosi, o domani, non lo so, no, domani non è San Valentino, siamo a cena fuori, ma glieli farò, insomma, ecco, ora avevo pensato di fare la pasta oggi a pranzo, ma poi ho preso quelle salsicce e voglio farle con le patate. Nulla ragazze, adesso chiudo qua questa piccola clip e noi ci aggiorniamo dopo. Allora ragazzi, vi voglio far vedere cosa mi è arrivato dalla Cecotec qualche giorno fa. Infatti se lo vedete un po' sporchino è perché l'abbiamo già utilizzato. Mi è arrivato questo fantastico aspiracenere della Cecotec. Allora, è da 30 litri, quindi è bello, bello capiente. Arriva direttamente così e voi dovete solo mettere appunto il tubo e i vari accessori che vi danno per aspirare al meglio il vostro camino, il vostro barbecue, insomma, quello che più preferite. Tra l'altro, questi accessori sono tutti resistenti al calore, quindi potete aspirare sia la cenere fredda che comunque ancora calda. E c'ha le sue ruote, quindi è molto agevole per lo spostamento, si pulisce facilmente e vi assicuro che ha un'ottima resistenza di aspirazione. Ovviamente ogni qualvolta che voi aspirate, ora non vi dico magari tutte le volte, però ogni due volte che aspirate il vostro camino, quello che sia, vi conviene pulire il filtro, perché se lo tenete pulito, come tutte le cose, aspira meglio, perché questa ha un'ottima potenza.
E ovviamente non si sciupa, ma come anche i classici elettrodomestici che abbiamo in casa, come l'asciugatrice va pulita almeno mensilmente, levare il filtro, levare tutto, ripulirla e ovviamente asciuga meglio e ci impiega anche meno tempo. E lo stesso equivale per questi prodotti. Nulla, adesso vi faccio vedere brevemente come aspira. Mio marito mi ha fatto una clip, vi faccio vedere. E niente, questo è quanto. Insieme arrivano per metterli qui dove qui ecco vedete questo qui è un pezzo aggiuntivo cioè è fatto sia così con la bocchettina così che c'è anche il tubo aggiuntivo quello proprio tondo più anche due stecche come le classiche aspirapolveri perché poi ragazze arriva anche per aspirare a terra volendo che potete aspirarci anche i tappeti o quello che preferite o addirittura la macchina io ve lo straconsiglio perché noi ad esempio la macchina cioè mio marito la tiene bene, io un po' meno, però salendoci sempre Asia e molte volte va a fare il corso di qua, il corso di là, mangia in macchina, quindi la macchina si riempie sempre di briciole e quant'altro. Perciò, oppure magari anche per gli dei cani, ogni tanto quando ci porta anche Biagino, così si riempie di peli e bisogna sempre portarla comunque sia ad aspirare nei posti apposta. Perché se no con le aspirapolveri, quelle classiche che abbiamo in casa, no, non vengano via. E questa è adatta anche per aspirare la macchina, ragazze. Ottima direi. Noi ancora sulla macchina non l'abbiamo provata, però vedendo il lavoro che fa col camino, direi top. Ora vi lascio la clip dove aspira. Ci ho messo veramente, ragazze, 10 secondi a aspirare il camino. Poi vi arrivano anche due tubi così, eventualmente appunto volete allungarlo, quindi metterlo lì. E questo è, come vi dicevo, l'altro un cilindro per aspirare meglio, insomma, se avete pezzi di carbone più grande. Io, come avete visto, ho aspirato benissimo. E come vi dicevo prima, ha anche il pezzo, questo qui che include per aspirare. Volendo i pavimenti, i tappeti, insomma quello che preferite. Io come sapete ho già gli aspirapolveri, quindi non lo so se lo userò, però può fare comodo, ecco, per aspirare anche il lettino dei cani, insomma, per queste cose qua. Ora vi volevo far vedere il suo interno, una volta che l'ho aspirato. Ecco qua, guardate un po'.
Questo è il filtro. Allora, e questa è la cenere che ho aspirato. Insomma, come vedete è bello grande, bello capiente, però se andate su internet, nel sito Cecotec, potete trovarlo in varie dimensioni, vari litri, dai 5 fino ai 60 litri. E questo è il filtro, vedete? Ora l'ho sporcato ora, perché mio marito l'altra volta l'aveva tolto e l'aveva pulito. Ora, non è tanto sporco, perché comunque il camino l'abbiamo acceso ieri sera, sta facendo delle belle giornate e perciò non, comunque è facile, ecco. E non l'abbiamo acceso per 2 giorni di fila, perché la casa, essendo che la nostra è messa al sole di qua, non, devo dire che non serve nemmeno accenderlo. È facile, come vedete, ad aprire, si tirano su questi e lo smontate facilmente, lo passate sotto l'acqua, semplicemente lo mettete ad asciugare e ragazzi è pronto, è di una facilità estrema, se lo uso io potete usarlo anche voi. Quindi se vi fa piacere andate a vedere sul sito Cecotec, come vi dicevo ci sono di varie grandezze, noi abbiamo preferito questo da 30 litri. Per non stare ovviamente, per non stare ogni qualvolta a pulirlo, perché se si prendeva da 10 litri o da 5, ogni qualvolta che si levava la cenere dal camino andava pulito, perché noi ora sono belle le giornate, fa caldo e per 2-3 giorni non l'abbiamo acceso, ma c'è stato un periodo d'inverno che il nostro camino è stato ininterrottamente una settimana, mattina, notte, mattina, cioè tutto il giorno H24 sempre acceso, e quindi c'era da levarla la cenere, infatti si faceva anche fatica per spegnerlo, per levarla, perché era calda. Con questo, ragazze, perché è fatto con un materiale apposta che mantiene bene la cenere, la leva anche calda. Io adesso vi saluto, lo rimetto a posto, ricompongo il filo. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia fatto un pochino di compagnia. Mi raccomando, vi metterò qui sotto il link diretto del prodotto per andare a Cecotec se vi interessa. Io ho scelto questo prodotto perché, devo dire la verità, era un po' che con mio marito che ci si stava dietro, perché ci faceva comodo. Noi si teneva sul terrazzo un secchio in alluminio dove lì tutte le volte si metteva la cenere, ma vi dico la verità, questo è talmente comodo che io prendo e lo conservo subito qua dietro, dove ho, insomma, dove c'è l'antibagno, il ripostiglio e il bagno, e lo metto qui e con facilità lo sposto ovunque. Perciò, ragazze, che dire, veramente perfetto, non c'è da dire altro. Come vedete, Danco lì che aspetta, che vorrebbe mangiare qualcosa, la spesa che ho fatto all'Inns. Io mi mando un bacione, vi auguro una buonissima giornata e noi, ragazze, ci vediamo come sempre molto presto in un altro nuovissimo video. Ciao.